Salito, facciamo il balletto alla Carlita. Despacito. Salito. Amore, ciao figlia. Ciao ragazze. Ciao ragazzi. Eccoci qua con un nuovo video. Yeah. Io sono Carlita Docciola e la mia sorellina Nancy. Siamo qua nel mio canale per fare un video sui preferiti che mi ha consigliato Nancy. Perché sì. Nancy nel suo canale YouTube è molto più brava di me. Ogni mese. Lei fa il video dei preferiti ogni mese, è bravissima. Io non lo faccio mai praticamente. Lei ha detto fallo anche tu perché è bello. Le ragazze piace dove diciamo tutti i nostri preferiti. Quindi adesso facciamo il video dei preferiti sul mio canale e in contemporanea troverete anche il video sul canale di Nancy con i preferiti di Nancy. Andatelo a vedere, mi raccomando, perché Nancy è molto più brava di me. Infatti mi dovrei dire tu le cose perché sì, dai, non io ti dico le categorie e tu me le dici. Ok, dai. Lasciate tanti like se vi piace questo video, così magari se raggiungo tanti like capisco che vi piace e lo potrò fare ogni mese. Prometto che se raggiungo tanti like, lei ride perché già sa che non mantengo le promesse, no davvero, se raggiungo tanti like prometto che lo faccio ogni mese, perché è carino scoprire anche io attraverso i tuoi video, scopro anche delle canzoni, sì, dei film, sono dei prodotti, delle scoperte del mese diciamo, sì, dai. Dei prodotti nuovi, delle cose belle, quindi e poi fateci sapere nei commenti i vostri preferiti. Iniziamo subito, prima categoria make up. Allora il make up è questo rossettino di Nabla che è, si chiama Closer ed è un rossetto nude ed è un mio preferito in assoluto. Ve lo faccio vedere perché voi me lo chiedete sempre, lo spesso lo utilizzo nei vlog perché lo metto quotidianamente, il rossetto nude, quindi quotidianamente piace tantissimo. È molto confortevole sulle labbra, ha un effetto anche un po' volumizzante ed è quello che indosso adesso. Bello, è un nude scuro, non è chiaro, mi esatto piace. Ed è anche opaco, quindi non è fastidioso, non è lucido, è molto molto naturale. Bello. Le ragazze lo chiedono sempre nei vlog, qual è il rossetto su Instagram nelle foto che faccio, quindi ragazze è questo di Nabla ed è bellissimo. Sembra che è la matita sulle labbra, sì, invece del rossetto. Invece questo rossetto bello, che bello è veramente bellissimo. Ora me lo rubo. No, io. Poi seconda categoria film o serie TV. Allora, come film ragazze, un film che ho visto proprio pochi giorni fa, si chiama PS I Love You ed è un film molto romantico, d'amore, molto molto carino. Che vi consiglio di vedere, è bello, è un film diverso dagli altri, non vi svelo insomma la cosa, però parla d'amore, è molto bello, anche perché è una storia diversa da tutte le altre, è simpatico, è strano perché a te non piacciono i film romantici. Sì, sto cambiando, sto diventando romantica. Terza categoria, allora musica, canzoni, dai, dici. Allora la canzone mia preferita è questa qua, ve la faccio sentire, dai, ascoltiamo questa canzone. Sì, che sarà mai? Ma io non lo so. Despacito. 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 Facciamo il balletto alla Carlita. Despacito. 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 Non che ragazzi, avete capito? Despacito. Altra categoria, vestiti, accessori, moda. Allora, moda, questo un cartone, l'ho scritto. Wow, bellissimo. È il cartone delle calze che sono conservato e farvi vedere, sono troppo troppo belle. Le ho comprate da Calzedonia, io amo queste calze, queste sono siamo anche le parigine, vi piacciono, che sono effetto parigine, cioè una calza velata nera che però è già incorporata l'effetto parigino, cioè più scura fino al ginocchio, è troppo carino, allora è troppo bello, è tutto una calza e ovviamente le cose più belle sono sempre da Calzedonia, io compro sempre tutto là, comunque sono bellissime, belle, vero? belle. Ma ce l'ho addosso, sì. Altra categoria, cibo. Allora, cibo preferito, questo qua,
il cioccolato. Wow, per fare contenta Nancy. Come, questa è pure sì. mia. Però la cosa bella di questo cioccolato è che io mangio, questo ve volevo dire, cioccolato fondente al 90%, perché ovviamente è molto più sano, c'è pochissimo zucchero dentro, è sano e leggero ed è consigliato. Infatti anche nella mia dieta, se avete visto sul mio secondo canale, vi ho fatto di recente il video cosa mangio in un giorno, io mangio cioccolato tutti i giorni, è strano, ma è proprio consigliato. Come spuntino. Come spuntino, perché è ricco di polifenoli, quindi fa benissimo, e poi contiene grassi buoni, che quindi fanno bene all'organismo e mantengono il metabolismo attivo. Quindi un quarattino, tipo 20-30 grammi di cioccolato fondente, va benissimo negli spuntini, e io lo adoro, questo qua mi piace tantissimo. È un po' amaro, sì, però a me piace, perché sento proprio tutto il cioccolato bello intenso in diciamo bocca. Che è una cosa graduale il cioccolato, fate così, sì. Partite col cioccolato fondente tipo al 50, poi 70 e poi alla fine arriverete al 90. Questo sa proprio di cacao bello, molto intenso, strong. E come ultima categoria, una new entry che abbiamo pensato, la foto del mese, la foto che ti è piaciuta di più che hai scattato in questo sì. mese. Allora, la mia preferita è questa qua, che praticamente è una foto che ho messo su Instagram, che c'ho questo qua che c'ho oggi casualmente. Wow, che coincidenza. Sì, questo maxi dress che c'ho carino. Oggi, che ho comprato, ve lo dico così, da Alcott, è molto molto carino, che è bordeaux, e c'avevo appunto in questa foto un outfit un po' strano, che è stato anche un po' criticato, però mi piace molto mescolare lo stile tipo da ragazzina a sexy. A me invece piace un po' sport. A te piace questa foto? Un po' sexy, un po' sportivo. E avevo quindi questi calzettoni bordeaux che richiamavano il vestito, la calza velata però era grigia, non nera, quel colore particolare, e le Converse bordeaux sportive. Il giubbetto di pelle piace tantissimo questa foto, anche perché il giorno in cui ho scattato questa foto ero particolarmente felice, mi ricordo era una domenica bellissima, comunque fu proprio una bellissima giornata, e quindi mi ricorda adesso questa foto il mio buon umore, e infatti perciò mi vestì così, perché ero proprio felicissima, mi sentivo tipo una ragazzina. Bell'outfit approvato anche da me. Yeah, approvato anche da Nancy. È il più preferito di tutti, il mio cane Pupi. Tanti pollici su per Pupi, andate a vedere subito il video di Nancy, vi metto il link cliccabile qua alla fine del video, e vi mando un bacio grande. Ciao, viva il preferito.